Tournament 7. Kunimitsu. Kazuya Mishima. Buonasera! Buonasera figlioli! Grazie per l'iscrizione di CloudStrife e a Dante. Buonasera a tutti quanti e benvenuti alla nuova season di Tekken, dove sto per la prima volta prendendo in mano Kunimitsu in realtà. Cos'è successo in questi giorni? È successo che è arrivata la season 4 di Tekken, che pare sia una manna dal cielo in realtà. Pare sia fichissima a livello di ribilanciamenti, hanno ribilanciato un botto di personaggi. Lars pare sia uscito dal low tier. Il Chiedi per sé è già una cosa abbastanza... Wow, la salutazione. È già una cosa abbastanza impressionante, se uno ci pensa. Ah, minchia. Bello sto colpo. Bello anche sto colpo. Interessante. Interessante Kunimitsu. Molto bene. No, non è passato nessun corriere, Friso. Mi è arrivata la mail. Pare che arriverà lunedì, come dicevamo. Hai incontrato Trantilei online? No, non particolarmente. Ne hanno... Allora, fondamentalmente, parliamo di cosa è successo in questa Season 4. Facciamo una sorta di piccolo riassuntino prima di cominciare a giocare. È arrivata Kunimitsu, che pare un personaggio molto bello da quello che vedo. No, ma non ti preoccupare, Friso, va benissimo, non mi aspettavo nient'altro. Kunimitsu è un personaggio particolarissimo perché non è una Yoshimitsu, non è una Yoshimitsu donna. L'hanno cambiata moltissimo. Ha, come vedete, una serie di stance... molto molto particolari che le permettono di fare varie mosse, tipo questa le permette di girarsi e poi da qua può fare varie cose. È un personaggio veramente molto particolare Kunimitsu ed è molto complessa da utilizzare e io non la so utilizzare perché a malapena conosco le sue mosse. So che fa varie cose, ad esempio la cosa più figa è che la sua combo base da 3 la teletrasporta all'indietro ed è molto safe in tutto ciò che fa. E potete fare un alto sicuro o un medio non safe, ma comunque non state messi male in generale. Cioè sono due medi in realtà, credo che uno sia safe e uno no, ma hanno delle tempistiche diverse. Poi ha questi colpi molto alla Yoshimitsu ovviamente, anche se funzionano in modo leggermente differente, con tempistiche diverse. Poi ha questa. Sì, fa... Vedete, ha mille tipi di teletrasporti durante la combo base. Sono curioso di vedere cosa fa col doppio pugno. Mi piacerebbe che Yoshimitsu fosse un joke character. In realtà è quello che faccio più fatica a battere, ragazzi. Ha delle combette molto interessanti. Allora, vediamo. Ah, ok. Questa le permette di girarsi. Questa le permette di girarsi... a volontà e di fare le mosse da girata. Ha tantissime mosse che le cambiano lo stance fondamentalmente, ragazzi. Flash kick
Questa è velocissima, ad esempio. E ti lancia. E mi sa che è anche un lancio. Fatemi provare una cosa. Yeah. Sì. È un launcher, ma non funziona con la. Con quella mossa teletrasporto che ho fatto prima, purtroppo. Peccato. Forse funziona con lo scatto. Fatemi vedere, tatta. Yeah, tatta. No, non va con lo scatto. Devo capire cosa farci. Sicuramente ha delle combo molto interessanti e molto particolari che le permettono di fare varie cose. Tra l'altro quella mossa lì che si ferma un attimino. Ah, oh, minchia, parte anche dallo scatto. No, ok, è molto molto elaborata, ragazzi. Questa qua è una combo, ad esempio, che le permette anche di girarsi o di fare solo medi. Ha un botto di medi, pare che è l'unica debolezza di Kunimitsu, visto che fondamentalmente riesce a fare un po' quel cazzo che vuole, è che le manchino i bassi, come molti personaggi in realtà. Pare che la sua unica debolezza siano i bassi. Ma se la sai utilizzare con tutte le stance che ha... Katon cosa gli ha fatto? Ok. Ah, minchia. Si teletrasporta in vari modi. Questa credo sia una sorta di parry. Questa è fighissima. È estremamente complicata, sì, Blue Talon. Non sembra essere complessa a livello di esecuzione, cioè nel senso che non dà l'impressione di avere delle combo particolarmente... Questa la fa all'infinito? Questa è una troll move, ragazzi, oggettivamente. Sì, sto giocando su PC, ragazzi. È un personaggio molto particolare, senza ombra di dubbio. Guardate, scomba anche da questa. Tra l'altro questa qua la fa senza particolari bisogni. No, è molto molto elaborata, ragazzi. Devi conoscere perfettamente le sue distanze e saperla utilizzare. Mi piace molto, nel senso che comunque ha tantissime cose fighissime, obiettivamente. Ha tantissime cose fighe. E probabilmente a muro è anche devastante se ti ci lancia. Tra l'altro... No. Ah, si blocca anche volendo durante lo scatto. Ne ha di roba seria, eh. Questo è un... se era un mid era roba. Questo invece è... mi sembra un... No. Sì, comunque hanno fatto... Ecco, questo qua credo sia uno dei suoi pochi low veramente validi. Perché, ripeto, a livello di... Questo è un launcher, chiaramente, di quelli cattivi. Quella mossa qui è, per me, una figata atomica. Perché ci fai delle combo basilarissime, ma... Cioè, puoi farcela veramente easy, una combo. Boom! E si teletrasporta dall'altro lato. Questa cosa qua è una figata atomica, vi dico la verità. È veramente spettacolare come personaggio. Mi piace moltissimo, ma non ho la skill, credo, per utilizzarla. È molto veloce. È molto molto veloce. Down forward 2, F4. Questo F4, 1-3. Ma credo che ce le abbia le combo ad esempio, come al solito, ragazzi. Tipo questa qua. Ah, questa è col counter hit, se la becca durante la sezione gara attacche. Sì, fa tutte delle combette di questo tipo qua. Cioè, colpisce in counter o colpisce all'improvviso e se ti stunna, son cazzi, perché poi inizia a fare le sue mossine, guardale. Bam, e sono combo e sono belle cattive. Queste sono tutte dal Setsuna Gata, che questa è dal launcher normale. Vediamo dal launcher normale cosa fa. Bam, uno. Bam, bam, la girata. Questa fa 61. Non mi sembra che a livello di danni sia esageratissima. Questa è una sample combo. Ah, ma c'è tipo... Ok. È un bel personaggio, ragazzi. È un bel personaggio. Quello non ci piove assolutamente. Però ripeto, non è una roba, non è un personaggio che io sappia utilizzare, purtroppo. Ve lo volevo far vedere giusto perché comunque è il personaggio fondamentale di questo, cioè è il nuovo personaggio di questa season 4. Ne manca ancora soltanto uno, tanti sperano sia Kazuma Kiryu, sarebbe una bella conclusione, ma pare che non sia ospite da quello che ha detto Arada. Ecco, io volevo guardare prevalentemente i miei. Paul mi sono dimenticato come usarlo, non mi ricordo più come si usa, mi dispiace. Claudio invece ancora me lo ricordo mediamente.
veramente bene. Claudio lo hanno buffato, Paul l'hanno nerfato, ma neanche tantissimo. Paul gli hanno fatto un nerf abbastanza leggero. Hanno ammazzato, e dico ammazzato, Facum Ram, che è un peccato perché è un personaggio che mi piaceva molto, ma lo comprendo perché Facum Ram era rotto a merda, era veramente rotto. Era meno rotto di Leroy al lancio, Leroy lo hanno sistemato, è sempre portarello, ma lo hanno nerfato. Facum Ram lo hanno ucciso, cioè Facum Ram non sbatte più a muro con le combo, fondamentalmente tutte le sue combette con le variabili non sbattono più a muro, lo hanno massacrato. Leroy ora è sempre forte, ma non è sbilanciato. Facum Ram adesso credo che sia addirittura diventato un mid tier da quanto lo hanno segato. Ripeto, lo capisco perché era sgravo. Era veramente sgravo. Capisco che fosse l'unico che andava assolutamente indebolito, però secondo me ci sono andati forse un po' troppo pesanti. Cioè almeno un wall bounce decente lo potevano lasciare. Peccato perché era un personaggio che mi piaceva molto, però non me lo ricordo più molto bene. Grazie Sciacquone per l'iscrizione. Paul lo hanno nerfato, nel senso che fa le stesse cose di prima, identiche. Toglie come prima, identico, ma toglie leggerissimamente meno in tutto, tipo 3-4 punti di danno in meno in tutto, e non può più tirarti un Death Fist dopo averti fatto la spallata, e la spallata se la pari adesso è unsafe, è più unsafe, quindi è più difficile combatterlo. B-Void, non mi è arrivata nessuna richiesta di gioco in realtà, ma aprirò semplicemente una stanza, cercatela e poi la... Hanno buffato Gigas di brutto, adesso Gigas è quasi passabile, e hanno buffato, pare, e non lo, purtroppo non posso valutare quanto perché non lo so usare, ma pare che abbiano buffato a morte Lars, e finalmente Lars sia diventato molto molto forte. Sì, sono su PC, Lander. Claudio, ad esempio, che io uso ed è l'unico che ancora mi ricordo come si usa, lo hanno vafficchiato parecchio perché gli hanno aggiunto due mosse nuove, e la mossa nuova che gli hanno messo è una figata perché è un medio, ed è un medio che gli attiva la Stardust. E gli dà anche delle nuove combo root, parrebbe, al muro, ma quello non lo so, non lo so usare. Tipo c'è sempre il solito rage drive, vedete? No, non è che si fa così. Questa cosa qua che... Rage drive di Claudio, che è la cosa più bella del mondo perché ti fa partire la combo. Ma ha questa mossa nuova qua, che è semplicissima, è un medio dal buon range che parte in 17 frame, ma se ti piglia, e ti piglia, perché questo ha veramente un ottimo range, ti attiva lo Stardust. Grazie per l'iscrizione, Alessandro. E questa cosa qua è una manna dal cielo, ragazzi. È veramente una manna dal cielo. Cioè, il fatto che gli abbiano messo un medio del genere è veramente una cazzo di manna. Sì, questa qua è fantastica. Tra l'altro wall splatta. Questa qua wall splatta, quindi ti fa fare le combo a muro, che non mi ricordo come cazzo si fa. No, wall splattava anche questa in realtà, però questa wall splatta meglio ed è fantastica. E poi ne ha un'altra nuova che è questa, che quando sei in Stardust è un cazzo di... è mostruosa. Questa qua quando sei in Stardust wall splatta, è fortissima ed è super safe. Sì, adesso lo gioco, ragazzi. No, sono su PC. Però sta mossa qua da sola Claudio lo buffa tantissimo, ve lo posso assicurare. Già solo per il fatto che ci abbia quella è buffatissimo. Poi vabbè, al solito lui si fa le sue combette del cazzo. No, non si faceva così. Non si fa com'è che si faceva. 1, 2, 3, 2, Ah, l'ho mancato. Vabbè. In realtà viene fondamentalmente più facile se fai quella easy. Aligi. Ah, tra l'altro hanno cambiato il netcode. Scusatemi, questa è la cosa più importante, ragazzi. Pare che finalmente ci sia un netcode decente in Tekken. Questa qua è la combo facile, che è fantastica. F3. Questa qua è zero on block adesso. È favolosa. Cioè, Claudio me l'hanno buffato per benino e sono molto contento di questa cosa. Ora, io sarò scarso rispetto alle ultime volte, ragazzi. Non sono più un giocatore particolarmente abile, devo dire la verità. Ormai è tanto che non gioco. Vabbè, poi lui c'è sempre questa. Com'è che si faceva, però? Aspetta, Da qua com'è che partivi con la combo? Aspettate. Sì, easy. Ok.
Sfridone cross redazionale, schiacci. Mi sa che è a te che mi rompi il culo, però tanto vale, nel senso, non c'è problema. C'è sempre la questione online. È tanto che non gioco, ti dico la verità, quindi sono particolarmente messo male, ma almeno Claudio me l'hanno buffato. Farò una partita del giocatore creando sessione, ma metto lo slot privato e ti invito direttamente. Mi sa che è l'unico modo. Devo vedere come cazzo invitarti, però. Com'è che si invitava qua? Visualizza menu. Invita giocatori. Perché non posso invitare i giocatori? Perché non mi fa invitare i giocatori? Steam? Stai funzionando? Mi sa che ho qualche settaggio che mi crea problemi con l'invito dei giocatori. Forse perché sono segnato offline? No. Cosa devo fare? Qual è il problema? Perché non mi invita la gente? Morta la rete? No. Io sono online, ragazzi. Non me lo fa fare. Chiudi. Sì. Non capisco, mi sa che ha qualche settaggio di merda che ho su Steam. Forse perché mi segna invisibile. Proviamo a togliere invisibile. Account details. Preferenze. Scusate, eh. Perché mi dà sempre problemi con gli inviti, da sempre. No. Ho sempre avuto problemi con gli inviti. Oddio, ho 106 inviti. No, ma sono inviti per le amicizie, non c'entrano un cazzo. Ho disattivato l'overlay di Steam. E come cazzo lo attivo? Perché mi sono dimenticato come l'ho disattivato adesso. Settings. In game. Enabled Steam overlay while in game. Ok. Dovrebbe andare. Proviamo adesso. Crea sessione. Ehi. Mi sembra più il pad. Ma porca puttana. Oh. Ah, è collegato il controller. Non ci posso credere. Ragazzi, è un dramma qua oggi, eh. Store. Steam, chiudi. Proviamo a uscire e rientrare. Arrivo subito. Riattivo Tekken. Mamma mia. Che palle Steam. Secondo me è perché stava sfasando tutto perché ho attivato l'overlay e boh, è sbuggato. No, ma tanto, ragazzi, alla peggio apro una cazzo di stanza e entrate a random. Fate entrare magari prima schiacci che mi apre il culo in quei 20 secondi. No, bracci, perché se non ho l'overlay non va un cazzo. Cioè, in generale non funziona. Non funziona niente. Cioè, non vedo né i miei inviti suoi né i miei inviti. Quindi, comunque, proviamo adesso che ho l'overlay e lo vedo. Remote play together? Che cazzo, vabbè. Adesso c'è l'overlay, quindi riproviamo. Riprova sarai più. Non ti posso invitare. Non ti ho tra gli amici, schiacci. Ma tecnicamente non trova la. Allora. Adesso provo un attimo a crearla. Ok. Voglio chiudere la sessione. Ok, adesso li posso invitare. Tecnicamente mi dovresti poter invitare in generale, però. No, devo averti tra gli amici. Ok, sì, apro la stanza, tolgo... Apro la stanza con la stessa lingua e ti faccio entrare. Crea sessione. Togliamo gli slot privati, ne mettiamo uno solo. Tempo limite 60, ok. Area. Stessa area. Lingua. Qualsiasi. Crea sessione. La cosa che non si possono mettere le password. Ho creato la sessione, schiacci. Va bene, fate entrare prima schiacci che mi disintegrerà il culo. E poi gioco un po' con la chat che mi disintegrerà il culo, perché come ho detto sono fuori allenamento. Le lobby sono sempre le stesse. Da quello che diceva schiacci prima in chat, pare che il nuovo netcode sia una bomba. Che ci voleva, perché c'era una latenza della madonna.
Questo è l'avversario per il prossimo incontro. Perfetto, schiaccio è arrivato. Ah, ma schiacci tu usi Kuni? Figo. A meno la vedete usare da qualcuno che la sa usare, non da me. Sinistra, sinistra. King of Iron Fist Tournament. It's JoJo time. Yes. Stanno per arrivare dei grandi schiaffi, ragazzi. Ma ci proverò fortissimo a non morire malissimo. Sono veramente... Forse avrei retto un pochino al mio meglio di quando mi allenavo tantissimo. Adesso non credo proprio che ci siano speranze. Dovrebbe esserci un netcode, dovrebbe esserci il rollback, ragazzi. Quindi adesso dovrebbe essere buonissimo anche se hai il wifi. Perché mi segna initiate? Non sono initiate io con Claudio. Ero tipo warrior con Claudio. Ha azzerato tutti i ranghi con la season 4, ragazzi. Ha azzerato tutti i ranghi. Round 1. Aia. Uia. Ci devo neanche che si possa usare come tanto questo. Preso. Non è morto. Ok, ce l'ho fatta. Primo round andato. Non durerà questa cosa, ragazzi. Questa cosa qua colpisce come se fosse quella di Noctis. Porca puttana, non lo sapevo. Nope. Preso. Low kick di Claudio che manda dal cielo. Che... due. Ok. Aia. Ai. Sono morto, mi sa. Forse non credo abbia cliccato. No, infatti. Fottuto. Non allenarti ti rende migliore. Ragazzi, l'ho preso solo di sorpresa. Non crediate che questa cosa durerà. Ah, l'ha presa. Oh no. Perfect. Adesso iniziano le botte serie. Ok, last round. È basso quello. Aia. Bella imbuffalita. Cazzo, mi ha preso un medio. Ah, peccato. Avete parlato troppo presto, ragazzi. Si sapeva sarebbe finita così. Che botte. I primi due round erano anomali. Anche secondo me mi ha fatto vincere i primi due round. Ho questa impressione. Forza. Ha fatto una daigata. Sospettavo. Sì, vabbè, ma ragazzi, non potete fare un paragone tra me e Schiacci, nel senso, Cristo di Dio. È già buono se sono riuscito a vincere due round quando me li ha fatti vincere. Non hai creduto nel cuore dell'upkick, eh? L'upkick non è così spammabile come crediate, ragazzi. Gli si vuole un sacco bene, per carità, ma... Mamma mia, comunque con Kunimitsu quanto cazzo è veloce. Oh! Ha avuto... Ah, mi sto prendendo tutti i bassi in faccia del mondo. Tutti li ho presi. Tra l'altro, personaggio che non conosco assolutamente.
Questa roba qua è più veloce di quella di Noctis, o sembra... Ah, merda, questa è meglio, certo. Colpisce anche a terra? Pensavo di averla tolta, la presa, ma non mi ricordo se è con... Non so se è con due o con una sola. Porca vacca. Ok. Il basso. Ah, devo stare più attento, devo parare più basso. Ho sbagliato la combo, perché adesso ovviamente sono in tensione. Ai. Non bene. Sta cosa è terribile, porca troia. Questo cazzo di coltello è incredibilmente atroce. Porca vacca. Che schiaffoni. Devo muovermi più lateralmente perché quella roba lì almeno è lineare. Devo fare più passi laterali, sto troppo fermo. Porca vacca. Comunque Kunimitsu è bella cattiva. Lo puoi parare se lo aspetti ed è punibile. Ruka, dalla distanza no però. Cioè non credo che dalla distanza la si possa punire, perché non credo che si teletrasporti. Si teletrasporta se è lontana e la pari? Non è senso... Si teletrasporta? Ok, allora sì, è punibile probabilmente. Comunque è sempre... Devo riprenderci la mano. A forza di schiaffi pian piano ritorno... Non dico abile, ma ritorno se non altro a rispondere alle cose. Comunque il netcode è migliorato tanto, si sente. Cioè, è più veloce di brutto. Porca puttana, stavolta però mi stavo spostando lateralmente. Mamma mia, non ho idea di che cazzo faccia Kuni e quindi mi sto prendendo in faccia tutto l'universo, perché l'aspetto come se mi potessi prevederne le mosse, ma non ho idea di che cazzo sto facendo. Quindi mi arriva in faccia di tutto. Che volevo fare, ma... Dio santo, sta cosa mi coglie di sorpresa costantemente. Beh, oddio, si teletrasporta per modo di dire. Ok, ce l'ho fatta a prendergli un round serio. Mamma mia. Oh no! Brutto calcolo delle distanze. No. Preso. Lo sei qui! Oh no, lo sapeva che facevo l'alto. Ah, avrei dovuto fare il mid. Aia. Presa! Oh, ho sbagliato, sono un cretino, potevo scombare. Questo è schiacciare quando non devi e giustamente ora mi ammazza. Questo è pensare che schiacci, prema i tasti a caso, quando in realtà sono io quello che preme i tasti a caso. Non fate i miei errori, ragazzi, non buttate le rage art a cazzo di cane come faccio io, perché non è utile come cosa. Ho sbagliato, non volevo fare quella. Volevo fare l'altra. Vabbè, un round l'abbiamo preso. Un round serio. Cioè un round con lui che giocava seriamente. Uno. No, quello è ovvio, Blood Talon, che se devi schiacciare qualcosa a caso in Tekken, quella cosa è la Rage Drive, sempre così. Però il problema è che schiacciare le cose a caso funziona contro il giocatore medio, che magari dice, adesso lo rascio fortissimo, ma schiacci non è un babbo. Appena vede che il mio personaggio brilla, dice, col cazzo che uso la roba unsafe. E quindi, anche perché si aspetta che la gente prema le cose a caso. Niente, round one. Merda, sono tutte medie.
No, comunque è col cazzo che è punibile, ragazzi, perché sì, si teletrasporta ma a 3 metri di distanza. Voglio capire come la punite e con quali personaggi questa cosa qui. Cioè, spiegatemelo, please. No, 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 ah. È al meglio di... ma non nessuna bar, nel senso, è al meglio di tanto muoio. Ah, abbassato. Bellissimo il pugno di Claudio, però, quando lo conosci... Altro perfect? Sì. Mamma mia. Ok. Ah, Dio, mi ha preso ancora. Due. Tre. Ok, qua. Adesso basta però schiacci, che cazzo. Porca troia, comunque non... la tiene è anche abbassata dopo che l'ha fatta. Io gli stavo cercando di fare una punizione con un jab del cazzo, non l'ho presa comunque. È anche abbassata dopo che la fa quella merdata lì. Porca puttana. Cioè, se te la fa a una distanza cui non è safe, comunque rimane abbassata. Quindi devi prenderla con qualcosa che sia mid. Se cerchi di punirla con un jab del cazzo non ce la fai. Cristo, Kunimitsu non mi sta piacendo contro Kunimitsu. La potevi punire con 1-2, l'hai fatto tardi. Ah, si scopre da 1-1. Si scopre da 11, Bruttelon. Peccato che io non ho launcher da 11. Pochi hanno launcher da 11. Se non erro è 14 il lob kick. Per quanto utile è 14. Round 1. Fight. Vale. Poi il tipo di velocità è quello che ti aspetteresti da Yoshi. Solo che è ancora più difficile da prevedere. Porca puttana, Eva mi risponde anche di cattiveria, eh. Hai follow up, belli cattivi. Oh. Non ho idea di cosa sia il valore Tekken Freeze, non è la prima volta che lo vedo. Credo l'abbiano aggiunto con questa season. Male. 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 Magari se non leggo la chat contro lo schiaccio è meglio. No. Molto male. Basso. Porca. Round 3. Fight. Ogni tanto almeno con questo lo figlio. Segui. No! Porca troia, quella sorta di shoryukenino di merda. Preso da lì. Ah! Sapessi fare una combo a muro o mi ricordo, cioè mi ricordassi le combo a muro, magari riuscivo anche a prenderlo sto round. Oi 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 oi, quanto cazzo è dura, ragazzi. Quanto è dura. Beh, credo sia... sì. Lo usi come filler aspettando PlayStation 5, Davide. In realtà non sto facendo dei filler, perché adesso come adesso sto giocando Yakuza, che è fantastico, in realtà. Cioè, è proprio favoloso. Mi sto divertendo un sacco. E domani facciamo per l'evento Genshin. La PS arriva lunedì e lunedì inizieremo a coprirla. Che cazzo, però. Però è tanto meglio da giocare. Cioè, mi sto prendendo schiaffi di morte, ma è proprio tanto più bello da giocare rispetto a come era prima.
No, quella roba lì devo smettere di schiacciare quando fa il primo attacco, perché sono convinto che sia punibile, invece è chiaro che non è così. Non era più zero questa? Sì, però probabilmente me la sono presa in faccia lo stesso. Speravo. Continuo a fare la stessa cazzata. Hey. Si muova. Vale. Devo usare di più quello che lo tiene a distanza. Devo stare sulla distanza media, ma non... perché il corpo a corpo mi rompe il culo. Ecco, questa qua. Ce l'ho fatta. Però non è andata. Sa che la puoi fermare l'altra. No. Oh, che cazzo. Media. No. Ce l'ho fatta. Bene così. Cazzo. Vedete ragazzi, voi magari puntate alle vittorie, io punto ai singoli round, mi danno già da grande tag enorme soddisfazione. Preso. Pam! No! Che spreco! No, dai, cazzo, non ho capito cosa è successo. Email a Rada. Maledizione! Quanti schiaffi! Troppi! Quella è imparabile, peraltro. Ma porca va. Ma poi? Ma quindi? No. Ah. No. Media. Che cazzo che si avvicina ovviamente. Porca vacca. Preso. Hopkick. When in doubt, hopkick. Si è abbassato. Porca Eva. Non lo devo usare il pugnone dalla distanza con schiacci, lo prevede praticamente sempre. Qua l'ho voluta provare, tanto sapevo come sarebbe andata a finire, ragazzi. Quando lo riporti Yakuza? Non lo so, Nick, da Lucard, quando lo riporto. A quante siamo? Quante ne ha vinte di fila? 7? 8? 8? Non lo so. 6? Solo? Sembravano di più. Sei. Esatto, Fafo. Anch'io me lo immagino tipo così, che quando uno dice email a Rada, lui risponde git good. Lo capisco, ci sta. Non lo so, no, mi sa di no, Captive. Più veloce lei, è più veloce lei. Ah, via di qui, come cazzo fa? Ah. Spero neanche ci fosse quella lì dopo. Completamente a caso. Cosa è appena successo? Mi chiedo se quando si teletrasporta ci sia un modo per fermarla. Cioè, quel teleporto è punibile con qualche, con un jab, tipo, o qualcosa del genere? Si è abbassato. Quel teleport è fermabile in qualche modo? Jab? Jab lo ferma? Cioè, il jab ferma il teleport durante le combo? Beh, che ora che capisci quando sto per fare. Il coltello! Che bello il coltello! Pim pim! No, non è safe la mia. Ok. Ok. Di questa sbaglio sempre la distanza e mi merito le punizioni dopo, perché non c'è altro da dire. Quella non era chiaramente. Dio santo, sto coltello è l'inferno. Arriviamo a 10 schiacci. Arriviamo a 10. Alla serie di 10 mi arrendo. Siamo a 7. Arriviamo a 10. Ancora 3. Ancora 3.
Ai 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 ai. Arriviamo al 10, vediamo se riesco a vincerne una di culo prima delle 10. Credo proprio di no, ma ci proverò lo stesso. Ci proverò con tutto me stesso. Chi vince questa vince tutto. Tanto è una gara che non funziona, ragazzi. È una gara che non funziona. Per ora ho preso due round seri. I primi due me li ha fatti vincere. Due round su 7 match. Continuo a fargli sta mossa, ma lui non funziona il pugno. Il pugno all'improvviso sta abbassato. Tra l'altro sbaglio. Boom. Questo era un counter. Avrei dovuto sfruttarlo meglio. Guarda, ma non lo fa. Ah, non ho capito. Non ho capito perché non mi ha fatto la rage drive. Non è che sia servita molto qua. Round 3. Fight. Madonna mia, sto kick lo sbaglio sempre di 2 mm, ma lo sbaglio sempre. Sto kick, la ginocchiata in realtà. Ok, se giro ho dovuto piazzarlo. Ok. No, perché? Morto? Morto. Yes. Yeah, Shoryuken. Ah, è vero che lui c'aveva questa che non sto mai usando. Vabbè che non farò in tempo a usarla. Porca vacca. 8. Riuscirò a vincere due round? Non lo so. Non lo so. Credo di avere in me la possibilità di vincere due round. La partita no, ma due round ce la posso fare. Se almeno ci fosse la Pity qua, ragazzi. L'Adepso è più facile dirsi che a farsi. Posso essere difensivo con un personaggio di cui conosco il matchup. Non conosco Kunimitsu. Cioè, non posso giocare difensivamente con Kunimitsu. Già non ho dei riflessi da ventenne. Non li ho mai avuti neanche quando avevo 20 anni, i riflessi da ventenne. Figuriamoci contro un personaggio che non conosco. Contro un giocatore come schiacci sempre, poi. Mi ha inculato. Qua proprio malissimo. Porca vacca. Preso più danni io di lui. Speravo in quello kick. Ho sperato male. Sto giro non si è abbassato. No, coltellino. No, coltellino. 7, 16, 15. Sì! 14. No! Quella roba lì è garantita. Come funziona? Come funziona? Male, 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 male.
Morto. No. È garantita? Bene. Perché? Perché ho fatto il gomitino? Perché ho fatto il gomitino? Malissimo. E se sono a muro proprio è finita prima ancora di cominciare. L'ho parata, ma... No, no. Sto confondendomi con qualche altro personaggio. Pensavo di averla combettina a tre colpi da lì. Perché non è venuta? Ah, ma certo, ma certo. È troppo tardi. Troppo veloce, troppo veloce. No. Male, male. Ultima. Ultima partita. Come si faceva la combetta che c'ha lui che rotea? Non era quando ti alzi 1-2-1? Non me l'ha fatta prima. Non era quando ti alzi 1-2-1. Era forse giù avanti 1-2-1. Porca vacca, non mi ricordo. È tanto che non gioco, non mi ricordo tutte le mosse. Cazzo. Anche il doppio calcetto basso di Claudio era giù indietro 4-3? Cazzo, non mi ricordo. Porca vacca. Round one. Fight. Sì, era questo. Vabbè, gliel'ho fatto. L'ho chiamato e gliel'ho fatto. Era giù indietro 4-3. Devo uscire da qui, a costo di prendere gli schiaffi. Non era quello che volevo fare, ma me l'ha segnato come corsa. Volevo fare la nuova media, ma me l'ha segnato come pugno. Anche la roba lì è più veloce di tutto, però, cazzo. Ok. Vale. 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 Bello che perde la maschera comunque. Molto bellina come cosa. Molto di classe. Non lo so perché ho fatto questa roba qua. Non era quello che volevo schiacciare. Non era la mossa che volevo fare. Proprio nel modo più assoluto. Ho proprio schiacciato tutta un'altra cosa. Coltellone adesso. Mamma mia che schiaffo. Male. Grazie per le partite, schiacci. Mi hai rotto il culo. come prevedibile. Molto molto male. Devo ricordarmi come si usa Claudio. E anche se me lo fossi ricordato, non sarei mai riuscito comunque a batterti. Belle partite però, belle partite. Cazzo, Kunimitsu comunque è proprio figa. Kunimitsu è proprio figa. Cioè, è proprio bella. C'è B-Void adesso, Scarlatto. Ah no, è Usurper. Non c'è proprio paragone, ragazzi. Schiaffi di morte. Vediamo se con B-Void riesco a difendermi un po' meglio. Ma come vedete, devo riprenderci anche la mano. Certo, la cura schiacci sempre è sempre molto utile per riprenderci la mano velocemente, come potete notare. Però non mi ricordavo alcune mosse e cose varie. Quindi mi avrebbe rotto il culo 10-0 anche se fossi stato al mio meglio. Ma devo veramente reimpratichirmi.
No, Kunimitsu non è Kunimitsu, Barbone Joe, è la figlia. Quindi ci sta tranquillamente. La Kunimitsu di Tekken 7 non è la Kunimitsu originale. È la figlia. È la figlia. Ah, lui usa Miguel, un altro personaggio che non conosco quasi per niente, quindi... L'avranno buffato Miguel, mazza che costume tamarro che c'ha. Comunque da Miguel mi aspetto un sacco di botte, sì. Proprio i pugni di morte. Questo era un counterone. Non l'ho ovviamente sfruttato, non mi ricordavo neanche che fosse un counterone. Questa è una bassa, faceva malissimo. Questa mi ha fatto malissimo. Che bordate, Miguel. Non so cosa abbiamo fatto a Miguel in sta patch, sinceramente. Se è più forte o più debole di prima. Non è mai stato un personaggio debole, a mio parere. Molto sottovalutato. Schiacci. Con schiacci mi ero rifiutato di usarla, questa. Ah, ho sbagliato. L'ho fatta io, era super insane. Via. Mazza Miguel, che cartelli che tiri però. Non ho fatto la combo. Vabbè, sono riuscito a vincere lo stesso. Se avessi fatto la combo l'avrei vinta subito lì. Non bisogna mai schiacciare con Claudio all'inizio del match. In generale. Cos'è successo? Perché sono andato dove non dovevo andare? Oh no, dolore. Pain! Due. Round 4. Fight. Ok. Regà, non è che se mi avete visto prendere 10 botte da schiaffi vuol dire che io faccia schifo a Tekken, ve lo voglio ricordare. So giocare. È che schiacci rispetto a me, Gesù Cristo. È molto semplice. Facciamone ancora un paio, ragazzi. Poi ne faccio ancora una con B-Void. Non chiudere, per favore, mi dice Davide. Salva Twitch. Twitch è perduto, ragazzi. Non c'è possibilità di entrare, Manigold, nella stanza, perché è soltanto uno slot. Quindi quando gioco con qualcuno non può entrare nessun altro. Ho messo lo slot giusto per fare 10 partite di fila con schiacci. Round 1. Fight. Bella schivata, bravo. Aia. Comunque Miguel tira delle cartelle di morte che neanche... Qua è già finita, è già finito sto match, sono già nella merda. Però cazzo, Miguel tira delle cartelle che in 2 secondi il tuo personaggio passa da 0 a... da 2000 a morto in... Poi non lo conosco, tra l'altro, no? Quindi faccio abbastanza fatica anche a capire che cosa faccia. Bravo. Oggi si è fermato prima. Non era quello che volevo fare, ma va bene. Round 3. Fight. Ah, sto prendendo tutti i jab in faccia perché sto cercando di fare cose e non è una cosa buona. Cos'era questo? Perché mi è uscita quella invece di quella che volevo? È morto. Questo giro... No, non sono ancora morto. Spero che schiacci, ma tanto non funziona. Lo sapevo. Bella, bella. Facciamola bella, B-Boy. L'ultima. 1-1, palla al centro. Ti sei perso la proposta di schiacci, Kept? Non l'ho letta. Non l'ho letta, ripetetemela. Facciamoci un talk show... Facciamoci un talk show, ma sì, volentieri schiacci, volentieri. Chiacchieriamo di cose almeno. Sei una delle poche persone che invito molto volentieri sul canale. Pochissime persone. Ok.
pochissime, proprio tipo tipo una manciata. Una manciata di persone. Sì, a Blue Talon. Infatti ho iniziato a giocare aggressivo con... Ma è proprio sbagliato contro Miguel. Assolutamente sì. Sicuramente, Fir. Sicuramente. Che sta facendo? Good. Oh no, si è girato. E ora che sono a destra è un problema. Cazzo, mi ha interato. Oh, a suo giro proprio male, eh. Bello. Bravo. No. Quella con quadrato con cosa? Male, sono all'angolo. Cazzo. Bassa. Malissimo. No, non buono. Ha iniziato a essere aggressivo e faccio fatica a counterarlo perché non so che cosa sta per fare. Ma però, non ho capito. Allora? Ok. Ok. Porca vacca. Che cartelle! Sempre di più. Morto. Io morto. Bravo B-Boy. Belle partite. 2-1 per te. Stavo iniziando a capire la strategia da usare nella nel terzo round, ma non è bastato. GG, GG. Comunque, fermiamoci qua ragazzi. Per oggi devo rimpratichirmi con Tekken assolutamente, ma mi sono divertito un sacco. È migliorato veramente tanto il netcode. È vero, sto giocando contro degli italiani, quindi in realtà è sicuramente figo. Cioè sicuramente figo anche per questo. Comunque quando te lo giochi con gli italiani è meglio. Però il fatto che adesso ci sia il netcode migliore e tutte le modifiche che hanno fatto è una figata. Cioè adesso il gioco è veramente più bilanciato ragazzi. La season 3 era ottima ma era rovinata da Facum Ram e Leroy. La season 4 invece l'hanno ribilanciata completamente. Anche personaggi che hanno considerato low tier sono stati perfezionati significativamente. Il netcode è migliorato un botto. Oh raga, Tekken continua a essere fortissimo. Cioè non c'è un cazzo da fare. Per quanto mi riguarda, questo è uno dei migliori picchiaduro mai fatti. A livello non solo di meccaniche, perché poi come meccanica a me Tekken è sempre piaciuto, ma il 7 secondo me è molto molto riuscito, anche per quanto lo hanno seguito. Cioè è veramente tanto, tanto aggiornato, costantemente aggiornato, nuovi personaggi, gli hanno cambiato il netcode anche sul finale, ne deve uscire ancora uno, lo ribilanciano continuamente, hanno fatto un sacco di cazzate, per carità divina. Leroy è stata una porcata abominevole che potevano evitarsi, Facum Ram è stata una porcata leggermente minore, ma comunque una porcata, la roba di Kazuya con l'elettrico impunibile e la spazzata più velocizzata, quella è stata una follia assoluta. Però non è che non ascoltino la community, anche perché è una community molto elitaria e molto incazzata. Quindi quando comunque ci sono delle proteste pesanti legate al bilanciamento, le cose le correggono. La frame list a pagamento, Dark Cavaliere, ammetto che non è stata proprio una grande idea. L'L-Sweep non potevi più stepparlo, esatto, Blue Talon, quella roba lì è stata una roba folle. Come, cioè, poi come se Kazuya ne avesse bisogno. Cioè, perché cazzo, come se Kazuya non fosse un bel personaggio di suo, no? Nel senso. Però è bello vedere che Cristo Santo continuano ad aggiungere dei personaggi. I personaggi che aggiungono sono tutti fighi, perché comunque... Ok, anche con tutte le problematiche che avevano, Facum Ram e Leroy sono dei personaggi molto unici e molto belli. Leroy un po' meno, era figo esteticamente, non tanto come stile. Facum Ram a me piaceva tantissimo. Il fatto che continuino a ribilanciarlo per il competitivo è bellissimo, e il fatto che ancora migliorino il netcode dopo tutto sto tempo è assolutamente fantastico. Quindi tanta roba per davvero. Tanti complimenti, perché davvero non ho... Tra l'altro dura da quanti anni ormai Tekken 7? Cioè, quanti anni è che dura ormai Tekken 7? Quant'è che ormai è sulla cresta dell'onda? Tantissimo. È tantissimo che è al top nel competitivo. No, di più secondo me. Forse addirittura 5 anni. Perché poi è stato... Ricordatevi ragazzi che è stato anche 2 anni nelle sale giochi, eh. Secondo me se conti i 2 anni in arcade,
6 o 7 anni che è in giro Tekken 7, continua a essere aggiornato, 6 anni, esatto, 6 anni, 4 anni e mezzo su console, 6 anni complessivi, e 6 anni che è in giro Tekken 7, continuano ad aggiornarlo, continuano a ribilanciarlo, continuano a perfezionarlo. Ragazzi, guardate che è una cazzo di bomba nucleare, eh. E secondo me lo stanno facendo Tekken 8, ragazzi, perché comunque è ovvio, gli porta, cioè è un marchio troppo importante perché lo abbandonino per ovvie ragioni. Però cazzo, cazzo, è veramente tanta roba. Tanta tanta roba. No, non ho un plus al danno, quindi, purtroppo no. È veramente un gioco della Madonna. Cioè, è sempre complicatissimo, difficile da gestire, ma tanta roba. E tra l'altro, ragazzi, adesso, finalmente, se avete dei riflessi buoni, non come sottoscritto, cioè se avete dei buoni riflessi, potete reagire ai bassi. Perché prima, purtroppo, col netcode vecchio, reagire ai bassi in Tekken era quasi impossibile. Adesso, invece, avete possibilità di reagire ai bassi. È già tanta roba, ve lo dico molto serenamente. Tanta roba per davvero. Comunque, ragazzi, domani Genshin Impact, che c'è l'evento, la parte finale dell'evento delle stelle, e volevo fare in realtà una puntata un po' speciale, dove per un po' speciale intendo la solita puntata di Theory Crafting malato, in cui la prima volta vi ho parlato di come fare i team. Domani andiamo a vedere quali sono i migliori artefatti per la maggior parte dei personaggi da utilizzare in base al loro ruolo, perché come al solito sto vedendo in giro contenuti di un sacco di babbi di minchia che giocano a Genshin Impact online, che non ci capiscono un cazzo e che danno dei consigli completamente a cazzo sugli artefatti, quando in realtà gli artefatti, come tutto in Genshin Impact, sono pura matematica, e quindi la loro considerazione va fatta solo matematicamente. Perché vedo tipo, ho visto un babbazzo rincoglionito l'altro ieri americano dire che, ah vabbè, ma il Ray Tracing Bolide non serve a un cazzo. Ray Tracing Bolide, ragazzi, è meta. Se avete un personaggio che si fa uno scudo, è meta. Non c'è un artefatto che dia un bonus al danno più alto. Cioè, cose di questo tipo qua. C'è gente che lo usa anche con personaggi che non hanno lo scudo, solo per quanto cazzo è forte, se riesce a farlo mettere da qualcos'altro. Questo per dirvi. Ma comunque, vabbè, ci vediamo domani sera, ragazzi. Un bacione a tutti quanti. Ciao.